Buongiorno, buon mercoledì. Siamo con Stefania Valentini all'esterno della palestra Le Lune Fitness, così vi facciamo ammirare il mare. Oggi abbiamo una lezione speciale che Stefania ci aveva promesso qualche giorno fa, lo yoga per bambini. Stefania, ma è possibile che esista lo yoga per bambini? Buongiorno a tutti, certo Mila, assolutamente sì, esiste lo yoga per bambini. Inizialmente viene presa come un gioco per i bambini, ma va molto a migliorare le problematiche posturali. Quello che andiamo a vedere oggi sono le principali asana che si svolgono nello yoga, appunto, per le lezioni dei bambini. E andiamo subito a presentare il nostro grande Michele, che quest'inverno si è allenato tantissimo sulle lezioni online con lo yoga, e ci farà vedere la prima posizione, quella che nello yoga chiamiamo il cane a testa in giù. Pronto, Miki? Con questo esercizio andiamo ad allungare tutta la catena cinetica posteriore. Puoi cominciare, grazie. Stendiamo bene le gambe, cerchiamo di spingere i talloni verso terra e il culetto verso il soffitto. In questo modo sentirà un allungamento principalmente sulle cosce, dietro ai polpacci e sulla schiena. La seconda posizione che andiamo a fare è la posizione del gatto, quindi ci mettiamo a quattro zampe e andiamo a fare delle vere e proprie mobilizzazioni con la colonna vertebrale, portando la schiena, vai giù la testa, solleva, vai mamma, fai il movimento, ok, spingi verso l'alto e poi riscendi giù verso il basso. Questo esercizio va a lavorare sull'ossigenazione vertebrale e a correggere eventuali posture sbagliate come la cifosi, la lordosi o delle scogliosi. Dopodiché andiamo a fare la posizione della foglia, andiamo a portare il culetto sui talloni, vai Miki, giù, posizione della fogliolina, benissimo, le braccia sono distese, principalmente l'allungamento lombare e scapolare. I bimbi faranno e manterranno per tutto il lavoro una respirazione adeguata. Dopodiché andiamo ad allungare la catena cinetica anteriore con la posizione del cobra. Braccia tese. Benissimo. Bravissimo, hai anche abbassato le spalle, il collo libero, manteniamo indentro il pancino e allunghiamo tutta la catena cinetica anteriore, quindi tutta la zona dell'addome, i visceri, il leo psoas, quadricipiti. Benissimo, Miki. E poi la lezione concluderà con la posizione della farfallina. Ok. Bene, andiamo a lavorare sull'allungamento dell'interno coscia, quindi degli adduttori, schiena dritta, mi raccomando, mento al petto e allungamento della colonna verso l'alto, con una meditazione finale che ci farà vedere Miki e una respirazione dove i bimbi realizzano e immaginano tutto ciò che di bello succede durante la giornata, in modo da ammortizzare meglio tutto il lavoro che arriverà più semplice e più grazioso, senza appesantire troppo la lezione. Abbiamo terminato, Mila. Questa è la classica, tipica lezione con la presenza appunto degli animali, ma è una lezione di yoga. E la prima parte della nostra trasmissione oggi vuole chiuderla Michele. Buongiorno Fitness! Oh, fantastico, grazie Michele, grazie Stefania. Noi ci vediamo tra poco in pasticceria.
Buongiorno dottoressa Marina Manieri. Buongiorno. Al Caffè Atene dei Dune. Cosa mi offri oggi? Oggi guarda, una centrifuga o un estratto, puoi scegliere. Allora, facciamo chiarezza. Che cosa vuol dire centrifuga e cosa vuol dire estratto? Allora, queste metodiche sono entrambe appunto delle tecniche attraverso delle macchine per estrarre il succo dai vegetali essenzialmente, solo che hanno dei funzionamenti differenti. Nella centrifuga si ha un minor tempo di estrazione del succo e quindi una maggiore velocità, però l'azione meccanica delle lame potrebbe andare a distruggere le molecole complesse che appunto poi noi andremo a ritrovare nel succo. Mentre l'estrattore funziona con un meccanismo differente che mima un pochettino la masticazione, quindi ciò che naturalmente avverrebbe qualora noi mangiassimo il vegetale in questione. Ci vuole però più tempo e quindi questo espone maggiormente il prodotto finale all'azione dell'aria e quindi all'ossidazione. E le proprietà di entrambi quali sono? Allora, in realtà le proprietà sono strettamente legate ai vegetali utilizzati. Per esempio, qualora ovviamente utilizzassimo della frutta, ovviamente ritroveremmo poi nell'estratto o nel centrifugato le proprietà del frutto che abbiamo usato, quindi spesso la vitamina C sicuramente, ma anche la vitamina A, anche gli antiossidanti se si tratta di frutta particolarmente ricca di antiossidanti. Mentre se ci mettiamo anche dei vegetali, tipo spesso si mette anche il finocchio, il cetriolo e il sedano, avremo anche un'azione depurativa a livello del sistema metabolico, quindi del fegato e di tutti i nostri organi interni. Grazie dottoressa Manieri, la puntata di oggi è quella centrale in tema di centrifugati, succhi e domani frullati. Quindi domani chiuderemo questo mini capitolo. E noi per adesso ci salutiamo, salutiamo anche il nostro tecnico che ringraziamo, Alberto Capo, e noi vi aspettiamo a Buongiorno Fitness domani con la dottoressa Manieri, ma adesso la nostra trasmissione continua perché è mercoledì e c'è la rubrica dedicata alla moda da Laura Stone. Nascosta dietro i colori, sulla spiaggia del Mar del Plata, inizio questa rubrica del mercoledì sulla moda estate, sulle tendenze, insieme a Laura Guidotti. Buongiorno Laura. Oggi ci siamo trasferite dal suo negozio sulla spiaggia perché i capi che vi stiamo mostrando sono ovviamente capi da mare. È la moda positano, ormai diventata famosa in tutto il mondo, coloratissima, fantasiosa. E Laura, voi avete portato la moda positano in Abruzzo, in particolare sul litorale di Silvi. Esattamente, questa è la linea più famosa della moda positano, ovvero l'antica sartoria, originale napoletana, ha delle stampe meravigliose anche di ispirazione siciliana, come vediamo addosso ad Eleonora, che oggi ci farà vedere dei modelli più caratteristici di questa linea. Una delle particolarità di questa linea sono sicuramente gli arricchimenti con le nappine, con le perline, e da quest'anno questi coordinati che sono veramente meravigliosi. C'è una versione anche serale più elegante della moda positano? Sì, uno dei protagonisti della moda positano è il pizzo macramé, come vediamo su questi abiti sullo stand, coloratissimo, che abbiamo visto che è il tema di quest'estate, e anche molto chic, come vediamo sull'abito indossato da Eleonora, è sempre un coordinato nei colori moda, abbinamento moda, turchese e arancione, quindi troviamo un pantalone palazzo con le rifiniture sempre in pizzo macramé e un top corto con maniche a sbuffo. E un'altra proposta serale è quest'abito lungo, che il lungo abbiamo visto sempre tendenza estiva, con le spalline, corpino aderente, gonna lunga fino ai piedi, sempre arricchita dalle nostre nappine e dalla caratteristica fantasia antica sartoria. In realtà la selezione di antica sartoria è molto ampia, quindi troviamo modelli per la ragazza più giovane, ma anche per la donna che magari ha bisogno di lunghezze diverse o di fantasie anche un po' più sobrie. Però diciamo che principalmente si adattano veramente a ogni tipo di età.
Grazie a Laura ed Eleonora Guidotti, noi vi salutiamo dalla spiaggia di Silvi Marina, vi auguriamo una buona giornata e con Laura ci vediamo la prossima settimana per una puntata dedicata al Ferragosto e noi invece vi diamo appuntamento a domani come sempre a Buongiorno Fitness. Grazie al nostro operatore Alberto Capo e grazie a tutti voi. Buona giornata. Wah 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 w